Ritorniamo in campo a 7 secondi dalla fine di questo primo tempo supplementare con Serravalle che grazie ai due tiri liberi di Dario Gai torna in vantaggio di un punto, 77-76. E coach immediato, time out immediato di coach Evangelisti che ora avrà sicuramente disegnato uno schema per la rimessa e il tiro finale per Arezzo. Palla subito nelle mani di Toia, pick and roll centrale per Toia che si ritrova marcato, palla sul ferro e sbaglia Toia il tiro finale. Occasione sprecata per l'AMBC Servizi che non riesce ad avere un guizzo vincente a Serravalle Scrivia dove è costretta a cedere con il minimo scarto dopo un tempo supplementare. Partono meglio gli ospiti che creano spazi giusti per trovare la via del canestro, ma i punti di Semprini e Rossi permettono alla SBA di rimanere in partita. Nel secondo parziale non cambia la trama di gioco con la difesa Amaranto che non riesce a limitare i giochi a due degli avversari. Questa volta sono le triple di Toia e Pelucchini a permettere alla squadra di coach Evangelisti di trovarsi all'intervallo sotto di 7 lunghezze. Al rientro dagli spogliatoi, l'AMBC Servizi ha un piglio diverso, la SBA alza l'intensità difensiva e riesce a rimettersi in carreggiata trovando anche il primo vantaggio. Serravalle ha il merito di non scoraggiarsi e trovare due triple chirurgiche che ridanno fiducia alla squadra di casa che alla terza sirena è sempre in vantaggio. L'ultimo quarto vede l'AMBC Servizi lottare su ogni pallone e conquistarsi con caparbietà qualche punto di vantaggio prima dei minuti finali. Semprini segna due piazzati da centro aria che sembrano indirizzare la gara a favore della SBA, inframmezzati da una tripla di Rasic. Sopra di due punti l'Arezzo fa una grande difesa e recupera palla, purtroppo però commette due ingenuità capitali nell'ottica della gara. L'overtime si apre con Serravalle in grande fiducia che piazza un 5-0, sembra finita ma l'AMBC Servizi non ci sta e firma un contro break da 8-0. Sopra di tre punti però la SBA non è cinica e spreca due possessi offensivi, mentre dall'altra parte Pavone e Gai dalla lunetta ribaltano la gara dopo due falli combinati alla difesa aretina. Agli Amaranto rimangono 7 secondi per provare a vincere, ma il tiro di Toia si ferma sul ferro assieme alla speranza di fare il colpaccio per i ragazzi di coach Evangelisti che pagano a carissimo prezzo le ingenuità commesse nei possessi decisivi.